E ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Photo Discovery. Prima di parlare del fotografo di oggi vi invito ad iscrivervi al canale. Mentre lo fate io vi aspetto qui. Per iscriversi basta cliccare sul tasto iscriviti in basso al video e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità. Vi siete iscritti? Molto bene, allora possiamo cominciare a parlare del fotografo di oggi, Marco Glaviano. Marco Glaviano nasce a Palermo nel 1942, figlio di Nicola e Ninni Glaviano e nipote di Gino Severini, influente artista futurista, da cui trae in parte l'interesse per l'arte sin da giovane. È un fotografo e un architetto che ha svolto principalmente il suo lavoro nel settore moda, sia in Europa che negli States. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di lavorare con molte top model, fra cui Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Pavlina Poriskova, Eva Riccobono, di cui è stato uno dei talent scout nei primi anni 2000, Tatiana Patitz, Eva Erzigova, Carol Alt e molte altre. Inizia a fare fotografia a 5 anni dopo che lo zio gli regalò la sua prima macchina fotografica. Nel tempo si cimenterà con la scenografia da teatro, la grafica, la pittura e anche il jazz. In un'intervista racconta: avevo 26 anni e decisi che l'unico modo per avere una ragazza era fare il fotografo, non ci riuscivo neanche con la musica. Marco Glaviano ha come primo riferimento nella sua fotografia la bellezza, sostenendo che la post-produzione, atta a rendere bello e interessante per i canoni estetici un soggetto, è sempre esistita, solo che prima la chiamavamo camera oscura. Precisa anche che i ritocchi sono sempre esistiti, solo che prima erano più difficili e molto più cari. Se lo potevano permettere solo alcuni fotografi di successo, insomma. Ora lo fanno tutti e alquanto male, a parte alcune eccezioni. Racconta: ricordo in particolare di aver cercato invano, da giovane aspirante fotografo, di fare una foto ispirata al grande Avedon, con delle fantastiche ombre sotto gli zigomi. 30 anni dopo ho conosciuto il ritoccatore. Glaviano, come detto, è un esteta della fotografia ed il punto di vista diviene un elemento fondamentale per elevare un'immagine a fotografia. Ci spiega, partendo dal presupposto innegabile che tutti vediamo tutti le stesse cose, è importante comprendere che pochi le vedono però in un modo diverso e originale. Se non ricordi un'immagine vuol dire che era meglio non farla. Per il fotografo la bellezza è tutto e soprattutto non è soggettiva. Marco Glaviano è stato un pioniere della fotografia digitale e fu il primo nel 1982 a pubblicare una fotografia prodotta in digitale su American Vogue. Racconta a proposito di questa esperienza: ho sempre avuto una grande passione per l'aspetto tecnico della fotografia, oltre a quello emozionale, e ho subito creduto che ci sarebbe stato un cambiamento radicale. A quel tempo io ero anche contestualmente alla Kodak e mi ricordo quando in una riunione a Rochester con l'allora amministratore delegato dissi che dovevamo smetterla di fare pellicole perché non avrebbero avuto un futuro. Si arrabbiarono così tanto che interruppero il rapporto di collaborazione. La fotografia analogica è parte della nostra vita. In una foto tutti chiedono dettagli tecnici che io non ritengo poi così importanti. Infatti molto spesso mi rifiutavo di darli. E poi comunque la gente se li inventava. Come se fosse scontato che usando lo stesso diaframma, la stessa pellicola, gli stessi tempi, si ottenga la stessa foto. E non è assolutamente così. E poi si tratta di un'evoluzione naturale. Anche le diligenze trainate dai cavalli erano bellissime, però oggi risulterebbero alquanto scomode. A tal proposito, gli venne chiesto in un'intervista su Vogue Italia cosa ne pensasse delle fotografie fatte con lo smartphone. La sua risposta fu perentoria, oltre che arguta: non è un'idea originale. La merda d'artista l'aveva già inventata Piero Manzoni nel 60. Marco Glaviano è ed è stato un riferimento di quella fotografia di moda del bello che oggi si è infranta, come spesso accade nei corsi e ricorsi storici, in un perfetto contrario che celebra un'antitesi spesso sarcastica e caricaturale di quegli anni 80 così patinati. Negli anni 80 Marco Glaviano ha collaborato insieme al fondatore dell'Elite Model Management John Casablancas ad inventare il fenomeno delle supermodels con calendari delle modelle come ad esempio la Crawford e le Zigova. Il fotografo all'attivo
attivo circa 500 copertine per testate come American Vogue, Harper's Bazaar Magazine e numerose campagne pubblicitarie realizzate tra l'altro per L'Oreal, Revlon, Calvin Klein, Valentino, Giorgio Armani, Roberto Cavalli e tanti tanti altri. È inutile parlare delle numerosissime mostre che celebrano questo fotografo nel mondo, ma fra tutte voglio comunque ricordare la retrospettiva Glaviano 50, tenutasi a Miami nel 2018. Per quanto riguarda le pubblicazioni, se volete approfondire anche l'osservazione delle sue opere, vi consiglio di iniziare da un libro che ho trovato usato su Amazon ad un prezzo davvero basso. Models, Sittings 1978-1988. Vi lascio comunque alcuni link qui sotto in descrizione se volete poi valutarne l'acquisto. Allora, anche questa puntata di Photo Discovery finisce qui. Conoscevate Marco Glaviano? Conoscevate le sue fotografie e il suo concetto di bellezza? Che cosa ne pensate delle sue opere? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale. Per iscriversi basta cliccare sul tasto iscriviti in basso al video. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità. E che altro dire? Ciao e alla prossima puntata di...